Parliamo di Fichte, il più grande filosofo tedesco con questo nome. All'inizio della sua carriera, Fichte studia Kant, legge le sue opere, conosce Kant, scrive anche un'opera, che si chiama Saggio di una critica di ogni rivelazione, perché tutti i nomi belli e sensati erano finiti. Vabbè, scrive un'opera, che è così vicina ai contenuti di Kant che, gli stessi contemporanei pensano sia un'opera di Kant e Kant stesso la riconosce come vicina al suo pensiero. Breve ripasso di gnoseologia kantiana. Che cos'è questa per Kant? Una mela, d'accordo. Ma a livello gnoseologico è un concetto empirico. Nel momento in cui io la conosco, la penso, è un concetto empirico. Come l'ho ottenuto? Beh, ci sono delle rappresentazioni, giallo, morbido, frutto, odore, quant'altro. Queste rappresentazioni vengono unificate tramite un concetto puro. Una forma a priori dell'intellezione, unità, affermazione, inerenza e sussistenza, fate voi, che unificano tutte queste rappresentazioni in un concetto empirico, la mela pensata. Bene, le rappresentazioni da dove arrivano? Beh, per lo più sono, in questo caso, fenomeni. Io vedo un colore, una forma, una consistenza, liscio al tatto, odore, eccetera, eccetera. Questi fenomeni, cose che mi appaiono proprio così alla mia sensibilità, questi fenomeni io li ho ottenuti partendo dalla mela in sé, dalla cosa in sé. La mela prima di essere conosciuta. Che cos'è? Boh, non lo so, non l'ho ancora conosciuta. La mela in sé, che è il noumeno, a cui ho applicato le forme a priori della sensibilità, cioè lo spazio e il tempo, le intuizioni pure, per ottenere un'intuizione empirica che sono appunto i fenomeni che formano questa mela. Tutto questo è possibile perché rappresentazioni, fenomeni, concetti empirici sono miei, cioè un io penso che fa sì che siano tutti pensati da me. Se non ci fosse un me che pensa tutte queste cose non potrei unificarle, avrei dei pensieri e non saprei di chi sono. Questo io penso però non posso conoscerlo perché è a monte della conoscenza, la rende possibile, ma quindi è a monte rispetto alla conoscenza stessa. Ora, due problemi. Cosa diavolo è il noumeno? E com'è questa cosa, come funziona questo io penso che c'è, che è alla base della mia conoscenza, ma non posso conoscere. Cosa vuole fare Fichte? Fichte vuole trovare una verità certa, assoluta, che possa essere punto di partenza per cercare di andare oltre quella che è la filosofia kantiana. Quindi, qual è la cosa più evidente, certa, indubitabile che possiamo dire riguardo a questa mela? Questa mela è gialla, frutto, tonda. Questa mela è una mela, e grazie tante, è una mela. Sì, una mela è una tautologia, è un'affermazione che è autoevidente, è un giudizio analitico e una forma di giudizio analitico particolare, perché il giudizio analitico è un giudizio in cui il predicato è implicato nel soggetto, qui abbiamo un giudizio analitico in cui il predicato è il soggetto. Una mela è una mela. Allora, scriviamolo in termini logici. A è uguale ad A. Una cosa uguale a se stessa, questo è il principio di identità. È una verità incondizionata? Siamo finalmente arrivati a una verità indubitabile? No, perché A è uguale ad A se esiste A. Per poter dire che A è uguale ad A, noi dobbiamo avere A, per dire che una mela è una mela, dobbiamo avere il concetto empirico di mela, se no non sapremo di cosa stiamo parlando. Giusto? Giusto. Siamo punto a capo. C'è qualcosa però di cui siamo assolutamente certi, di cui abbiamo l'evidenza della sua esistenza? Beh, Cartesio dice, siamo evidentemente degli io pensanti, degli io penso di cui parlava anche Kant. Quindi la formula di prima, il principio di identità, potremmo formularlo così. Ma se lo formulo così, io, se esiste un io, l'io uguale a Dio, in realtà non ho bisogno di dire se esiste un io, perché io sono evidentemente certo di essere un io, se no chi direbbe tutte queste cose interessantissime? L'io è uguale all'io. Diciamolo in termini fichtiani. L'io pone se stesso. Questo è il primo principio fichtiano, ce ne sono 10, il decimo fa esplodere il cervello a chi lo studia, quindi per sicurezza noi studieremo soltanto i primi tre. L'io pone se stesso. E che vuol dire? Ma vuol dire che l'io
Nel momento stesso in cui si conosce come io, è un io. Il soggetto, nel momento in cui si conosce, è già un soggetto che si conosce come soggetto. Bello scioglilingua. L'io è autocreazione. Ma il soggetto, per essere soggetto, ha bisogno di un oggetto. Un soggetto implica un oggetto. In termini fichtiani, che aveva tante buone qualità ma non sapeva proprio esprimersi in maniera diretta, l'io oppone a sé un non io. L'io oppone, cioè concepisce come opposto a sé, un qualcosa che non è l'io, un non io. Il soggetto implica una cosa che non è soggetto, un oggetto. Detto ancora in maniera diversa, il conoscente, colui che conosce, per essere conoscente deve avere un conosciuto, qualcosa che conosce, altrimenti non sarebbe un conoscente. Il soggetto ha bisogno di un oggetto. Fin qua tutto chiaro? Complichiamo. L'io oppone nell'io a un io divisibile un non io divisibile. Già, perché nel momento in cui io conosco un qualcosa, lo definisco, lo determino, lo rendo finito. Lo rendo questa cosa qui, non tutto il resto, proprio questa, in questo momento, in questa situazione qui, conosciuta da questo punto di vista, eccetera. Questo non io non è più un non io generale, è un non io finito, è un oggetto finito. Ma nel momento in cui io conosco questo non io finito, anch'io lo conosco da un certo punto di vista, non sono più un conoscente che conosce tutte le cose, ma divento un io finito che conosce questo non io finito da questo punto di vista, dal mio punto di vista personale. Ricapitoliamo. Io e tutte le altre persone che pensano di essere coscienti sono degli io finiti. Tutto quello che possiamo conoscere, tutto il mondo, tutto ciò che è capitato sotto la nostra percezione, intellezione e quant'altro, è non io. Nel loro complesso tutti gli io compongono l'io assoluto. L'io che si autoponeva non era io me, era l'io assoluto, l'io che abbraccia ogni cosa, da cui ogni cosa dipende. Ricapitoliamo. Quindi c'è un io assoluto che tutto abbraccia, che è autoposizione, autocreazione, il quale pone un non io, il mondo, ed entrambi, entrando in relazione, si dividono in io finiti, io, voi, tutti, tutte le coscienze, e non io finiti, qualsiasi oggetto che noi potremmo conoscere. 1. Che cos'è il numero? L'io. 2. Che cos'è questa mela? Questa mela è un non io finito. Ma quindi dipende strettamente dall'io. Se non ci fosse nessun io che la conosce, questa non sarebbe un non io di nessuno, e quindi non sarebbe. Ecco perché la filosofia di Fichte è un idealismo. Tutto ciò che esiste, esiste all'interno dell'io. 3. Occhio. Non è una scansione temporale. Prima l'io pone se stesso, poi ta-ta! Compare, oppone a sé un non io e poi si divide in tanti non io e io finiti. In realtà questa è soltanto una scansione logica. Nel momento stesso in cui si pone come soggetto, oppone a sé un oggetto, nel momento stesso in cui lo oppone come oggetto, si divide in una molteplicità di io e non io finiti. Tutto questo viene trattato all'interno di un'opera che si chiama La dottrina della scienza. Un nome che continua a essere poco chiaro, ma sicuramente è più bello dell'altro. Ora, la domanda che tutti ci stiamo facendo quindi è: ma cosa fu Marx? Perché l'io assoluto, nella sua perfezione e quant'altro, crea un non io? Non può restarsene beato, soggetto, pago di sé? Perché deve mettersi a conoscere? E glielo fa fare. La risposta a questa domanda la troviamo indagando su di noi, sul nostro io finito. Se noi ci concentriamo su noi stessi, rivolgiamo il nostro sguardo alla nostra interiorità, ecco che troviamo un insopprimibile desiderio di Nutella, libertà. Perché è la libertà che dà senso alla nostra vita, è la libertà ciò che è più importante per noi. Se noi pensassimo alla nostra vita e pensandola completamente priva di libertà, se fossimo soltanto degli automi che agiscono in maniera programmata, preordinata, qualsiasi cosa noi facciamo, ogni nostra scelta, ogni aspetto della nostra vita diventa vuoto di senso. Noi siamo umani perché siamo liberi. L'io, per essere, deve essere libero. Quindi anche l'io assoluto, per essere, deve essere libero, deve avere come caratteristica la libertà. Ora, se
per essere libero, io devo avere una scelta, ma non una scelta qualsiasi, una scelta etica. Deve costarmi fatica, perché se non mi costa fatica, la mia scelta è indifferente, non mi dà nessun merito, non è significativa, non esprimo la mia libertà, è una scelta che mi viene spontanea. Allora, la scelta deve essere una scelta che comporti fatica, uno sforzo, in tedesco streben. E questo sforzo è uno sforzo per vincere una difficoltà, per superare un ostacolo, una resistenza. Che cos'è questo ostacolo, questa resistenza? Il non io. Vi ricordate il secondo principio? L'io oppone a sé un non io. È per questo. L'io oppone a sé un non io per avere un ostacolo da superare sempre in maniera da realizzare la propria libertà. Facciamo un esempio. Io non so parlare in pubblico. Non saper parlare in pubblico è un mio non io. È un qualcosa che mi si oppone, un qualcosa che mi limita. Allora io posso scegliere se lavorare per superarlo. In un modo, non necessariamente diventando il più grande oratore del mondo, ma riuscendo a gestire questo mio ostacolo. Oppure posso arrendermi e quindi fuggire a tutte le situazioni in cui dovrei parlare in pubblico. Nel primo caso, o mi sono autoperfezionato, ho vinto l'ostacolo, mi sono dimostrato libero di oppormi a questo tipo di cose. Nell'altro caso, sono diventato schiavo della mia incapacità di parlare in pubblico. Tutte le cose che abbiamo detto prima, quindi, non sono, boh, teoria pura, facciamo chi la spara più grossa, sono funzionali a un discorso di libertà, servono a spiegare perché nella sua vita l'uomo debba agire e lottare per realizzare la sua libertà. Oh, ci spiega il senso della vita. Il senso della vita è lottare sempre di nuovo contro ostacoli che sempre di nuovo ci si ripresentano. Sempre di nuovo, perché se non avessi più un ostacolo da superare, non sarei beato e felice, ma non sarei più libero, non avrei più modo di realizzare la mia libertà. L'io assoluto non realizzerebbe più la libertà e quindi non sarebbe più io in quanto io, non sarebbe per certi versi. Quindi noi siamo chiamati a uno sforzo continuo di autoperfezionamento, a imporre lo spirito sulla materia, a imporre le ragioni dell'io al non io. Nel fare tutto questo, noi non siamo da soli. In origine tutti gli altri, lui, l'altro, quell'altro ancora, erano dei non io, perché l'unico io di cui io sono consapevole è l'io penso, l'io me, l'io di cui l'io che sono io. Ora, nell'agire però, mi rendo conto che tutti gli altri in realtà hanno anche loro un agire più o meno etico. Anche loro collaborano o si oppongono al mio processo, al mio progetto di realizzazione della libertà. E quindi l'azione non è più soltanto singola, ma diventa collettiva, diventa un'azione etica che riguarda non il singolo io, ma la società, il gruppo, l'insieme degli io che lavorano nella stessa direzione, verso la libertà. Se l'azione etica è collettiva, ci saranno alcune persone che hanno una missione particolare, sono i dotti. E infatti si parla di missione dei dotti. I dotti sono i sapienti, sono i filosofi, sono coloro che hanno studiato. Sei tu, siete voi. Perché voi, seguendo questo video, ora conoscete il senso della vita, autoperfezionamento continuo, creare un mondo più libero, e quindi ne siete consapevoli. Sapete cosa dovete fare per realizzare la vostra vita e migliorare il mondo. Quindi il ruolo dei dotti è quello di, dall'alto della loro consapevolezza, guidare le persone che consapevoli ancora non sono, il vostro vicino di casa, il vostro boh, amico, e aiutarli a vivere la vita non restando schiavi dei loro limiti e delle loro difficoltà, ma autoperfezionandosi anche loro verso un sempre meglio. In maniera analoga, in un'opera che si chiama Discorsi alla nazione tedesca, Fichte propone per la nazione tedesca quello che vale per i dotti.
come i dotti hanno un ruolo particolare all'interno della società nei confronti di coloro che dotti non sono, così la nazione tedesca ha un ruolo presso rispetto agli altri popoli europei che non hanno la fortuna di essere belli, bravi, buoni, santi ed oro come i tedeschi. E perché i tedeschi sono i migliori? Beh, i tedeschi sono migliori perché hanno una lingua pura. Hanno una lingua pura, questo fa sì che abbiano anche una cultura pura, una superiorità culturale rispetto agli altri popoli, e questo li deve portare a essere lievito per l'Europa. È un concetto molto interessante che progressivamente diventerà molto preoccupante, perché da i tedeschi sono i migliori per cultura diventerà i tedeschi sono i migliori, nazionalismo aggressivo, e a questo punto saremo su quella strada che porterà poi al nazismo. Finito? No, ci sarebbe ancora tutta la questione della politica fichtiana, che forma di Stato predilige, poi Fichte ha un rapporto particolare con la religione. Vabbè, chi se ne frega. Finito.